Milan, Origi il profilo europeo, supera Belotti perché? Il Milan punta sul profilo europeo di Divock Origi, l'attaccante del Liverpool vicino ai rossoneri. Per lui, che va in scadenza a fine giugno col club inglese, è pronto un contratto pluriennale a 4 milioni di euro, intesa da perfezionare nelle prossime settimane, ma ha superato Belotti proprio perché avvezzo a certi palcoscenici. Inter, 3 squadre su Esposito. Atalanta, Lazio e Sassuolo pensano a Sebastiano Esposito, attaccante 19enne dell'Inter, in prestito al Basilea. Bologna, MIHA, futuro. A fine anno faremo i conti. Io sono ambizioso e guardo il lato positivo delle cose. Bologna prima del mio arrivo si salvava nelle ultime giornate, mentre ora non si parla più della salvezza. Nel girone d'andata eravamo nella parte sinistra della classifica, poi siamo andati in difficoltà nei risultati mentre la prestazione c'è sempre stata. Con la società abbiamo parlato del presente e del passato, poi alla fine faremo i conti. Sinisa Mihajlovic è sibillino riguardo il suo futuro sulla panchina del Bologna dopo il co con l'Atalanta. Barcellona, LARSENAL su Coutinho. L'Arsenal si muove per Philippe Coutinho. Secondo quanto riportato da Sport il brasiliano, che è tornato in Premier all'Aston Villa ma è di proprietà del Barcellona. Sarebbe nel mirino dei Gunners, che si sarebbero già mossi concretamente per convincere i Blaugrana, che chiedono almeno 40 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Hernán Crespo riparte dal Qatar. Hernán Crespo riparte dal Qatar. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, dopo l'ultima esperienza al San Paolo, il tecnico argentino avrebbe raggiunto un accordo con l'Al Duail fino al 2023. L'annuncio ufficiale sarebbe atteso a giorni. Juve, Allegri, Dybala. Io in linea con LA Società. Paulo Dybala non è l'unico giocatore della Juve a scadenza di contratto. Sulla sua situazione sono assolutamente in linea con la società, con la quale parlo sempre. Lo dice Massimiliano Allegri, dopo la vittoria della Juve sulla Salernitana aperta da un gol dell'argentino. Cosa vorrei io? Posso fare delle valutazioni tecniche, ha aggiunto il tecnico bianconero, ad Azon, ma poi ci sono questioni contrattuali, la volontà del giocatore, tante cose. Ora dobbiamo essere concentrati tutti sulla parte finale della stagione. Lazio, MURIQI, Sarri chiaro con me. Ho parlato con la Lazio prima di gennaio. Ho avuto un incontro con Sarri. Lui mi ha detto che non rientravo nel suo sistema di calcio. Mi ha detto che voleva giocare con attaccanti bassi e veloci. In altre parole, ha detto che non sono il suo tipo di giocatore. L'attaccante della Lazio in prestito al Mallorca. Vedat Muriqi ha rilasciato un'intervista a Radio Ligi in cui ha parlato di futuro e dei suoi ultimi due anni con la maglia biancoceleste. DALLINGHILTERRA, LINTER osserva Gallagher del Crystal Palace. L'Inter guarda in Inghilterra per il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Sun, i missari del club nerazzurro hanno assistito alla sfida tra Crystal Palace e Manchester City per osservare da vicino Conor Gallagher, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e in prestito dai Blues. KULUSEVSKI, Juve. Dovevo cambiare. Dejan Kulusevski è tornato sul suo addio alla Juve per trasferirsi al Tottenham. È stato difficile, quando le cose non vanno come vorresti, devi essere molto forte. È frustrante non poter dimostrare qualcosa che senti dentro, sentivo di aver bisogno di un cambiamento. Il trasferimento a Londra, sponda Tottenham, gli ha regalato una nuova centralità.
Conte mi sta aiutando molto, sto trovando spazio in questo momento. Mi piace il ruolo in cui gioco, ho la possibilità di segnare in ogni partita, ha detto lo svedese al Guardian. Bayern, Kan, Lewandowski non ha motivo di lasciarci. Lewandowski non ha motivo di lasciare il Bayern, qui ha tutte le possibilità di cui ha bisogno, con noi ha vinto tutto. Così l'AD dei bavaresi Oliver Kahn ai microfoni di ZDF sul futuro dell'attaccante polacco. Inter, per LATTACCO torna di moda Zapata. Per l'attacco dell'Inter torna di moda il nome di Duván Zapata. Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui in estate il club nerazzurro potrebbe riprovare l'assalto all'attaccante colombiano dell'Atalanta dopo il tentativo fallito di qualche mese fa. Il Milan blinda BNNACER. Rinnovo del contratto in vista per Ismael Bennacer con il Milan. Il centrocampista ha raggiunto l'accordo con i rossoneri e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento del contratto con adeguamento dello stipendio. LA Juve torna su Paredes. Secondo Tuttosport, la Juventus ha sondato nuovamente il terreno per Leandro Paredes dopo il corteggiamento di quest'estate. Il centrocampista del PSG piace ai bianconeri, ma strapparlo ai parigini non sarà facile.